Dove sono finite Alicia e Roberta? Tanto vi trovo! Signorina Piccamiglio! Signorina Zacchiero! Vi do 20 secondi da ora per presentarvi in cortile! 20! 19! 18! In questi casi un conto alla rovescia non fa mai presagire nulla di buono. 11! 10! 9! E per Alicia e Roberta è sicuramente meglio raggiungere il cortile prima che sia troppo tardi. Tirapana zero. Siamo andati in bagno. Nel dormitorio. Siamo arrivati da là. Vi siete divertite? Sono solo andate in bagno. Non... Perché adesso mi diverto io. Finite dal preside. Aia. Hanno fatto male a scappare. Cioè, se due persone individualmente scelgono di fare una cosa, poi è giusto che si prendano le loro responsabilità. Per le due fuggiasche è arrivato il momento della resa dei conti. Signor preside, buongiorno. Buongiorno. Ora tocca al preside giudicare. Voglio conoscere da voi, se esiste, una spiegazione. Volevamo andare in bagno a darci una rinfrescata e a prendere gli assorbenti. Sì. Quindi il bagno di sotto era occupato, abbiamo deciso di andare di sopra, abbiamo sbagliato a non chiedere, ho sbagliato a non chiedere e le chiedo scusa. Quindi il motivo per cui lei si è allontanata non è quello di evitare il taglio dei capelli, ma ha a che vedere con ragioni igieniche. Sì, ma andiamocene proprio. I capelli me li faccio togliere. Ho capito. Lei, signorina, anche lei si è allontanata per motivi igienici. Ero con lei. No, io non le posso tagliare, io ho paura. Bene, per me si è trattato di una fuga e per me la fuga è un comportamento che in questo collegio è inaccettabile. Di conseguenza, uno. Uscite da qui, vi sedete, vi fate tagliare i capelli senza battere ciglio. Se non volete tagliarvi i capelli, voi sapete già dov'è la porta. Non c'è bisogno di passare dal gabinetto e dagli assorbenti. Due, siccome il lavoro nobilita, appena vi sarete tagliati i capelli, vi tirate sulle maniche e lavate le scale. Le scale che avete percorso fuggendo alla ricerca dell'assorbente. Lei ha caldo, signorina. Vede che ha bisogno di un taglio di capelli. Abbiamo raccontato un sacco di palle.